Radar, lasciati intercettare dalla musica. Radio Yes Radar, lasciatevi intercettare, sono le 10:37 minuti, ancora buongiorno a tutti. E noi questa mattina invece abbiamo intercettato il responsabile scientifico di Zoomarin, Valerio Manfrini. Buongiorno Valerio. Buongiorno, buongiorno a tutti. Abbiamo deciso di parlare con lui perché insomma spesso quando si pensa a Zoomarin si pensa ad un parco di divertimenti dove trascorrere una giornata divertente. Sicuramente è questo Zoomarin, ma sicuramente è anche molto altro rispetto alla didattica, perché so che spesso vengono anche delle scolarizzazioni da voi per imparare alcune cose che riguardano proprio gli animali che vengono ospitati nel parco. Certo, ogni anno noi ospitiamo circa 60.000 bambini provenienti da tutto il centro-sud. Abbiamo una quindicina di laboratori didattici che servono appunto per spiegare le caratteristiche biologiche degli animali che noi ospitiamo, in generale degli animali presenti in natura, ma anche laboratori didattici dedicati al riciclaggio artistico, quindi per sensibilizzare i più piccolini ad un atteggiamento più responsabile nei confronti della natura. Bene, so che tra l'altro avete anche dei progetti molto interessanti, uno con Tor Vergata, ma non solo, uno in collaborazione con il Bioparco. Che cosa state facendo con loro? Sì, personalmente io mi occupo della parte delle attività scientifiche promosse all'interno del parco, e quindi tesi di ricerca, progetti di conservazione. Per quanto riguarda l'Università Tor Vergata, stiamo facendo una tesi su misure biometriche, cioè misure del corpo dei tursiupi, cioè la specie di delfino che noi ospitiamo, non solo ovviamente quelli presenti nel nostro parco, ma presenti anche in altri parchi europei, per cercare di capire se c'è un metodo per, risalendo alla misura di una parte del corpo, per trovare la misura dell'età. Questo ovviamente è un metodo, qualora noi lo trovassimo, da applicare in natura, nei progetti di conservazione in natura. Ecco, questo trovo che sia molto interessante, perché ovviamente mi spiegavi, i delfini nati nel parco sappiamo esattamente la loro età, però quelli che si trovano in natura, come si fa poi a risalire, a capire quanti anni hanno? E appunto attraverso questa cosa che state studiando, quindi. Certo, perché è una cosa importante che da dire è che i nostri animali sono tutti nati in ambiente controllato, quindi non sono stati prelevati dal loro ambiente naturale, per cui noi ovviamente sappiamo l'età e quindi sappiamo la data di nascita. Per quanto riguarda quelli in natura invece, per poter risalire all'età, o si studiano per molti anni una popolazione, quindi si riescono a vedere le nascite e quindi anche i decessi, oppure una volta solo deceduti gli animali si può risalire all'età. Ma un delfino appena nato quanto è grande, quanto pesa? Ma dipende dalla specie. La specie ovviamente tursiope, che è quella che noi conosciamo meglio a livello proprio mondiale perché è quella più studiata, quando nasce è circa 90 cm e pesa 15 kg. Ah, beh, insomma, sì, diciamo, bel peso. È un bel peso, anche in relazione al fatto che in età adulta, a seconda delle popolazioni, può raggiungere una lunghezza massima di 4 metri. Accidenti. E un peso? Un peso che può oscillare tra i 290 e i 350 kg. E la vita dei delfini mi incuriosisce molto questa cosa, sono domande che approfitto per farti perché non capita tutti i giorni di parlare con una persona preparata in questo campo. Beh, dobbiamo fare una distinzione tra animali che nascono e vivono in ambiente controllato e animali che invece vivono in natura. Per quanto riguarda i primi, gli animali, diciamo, hanno l'aspettativa di vita tende ad aumentare, quindi si possono arrivare anche a esemplari che hanno 35-40 anni. E per quanto riguarda in natura invece, ovviamente a causa dell'inquinamento, delle attività umane e della predazione da parte ovviamente, ne so, di orche o di squali, la vita tende ad abbassarsi, quindi siamo intorno ai 20-25 anni, però queste sono solo delle medie. Ci sono delle eccezioni ovviamente anche in natura, cioè quindi animali molto longevi. E riguardo all'intelligenza famigerata dei delfini, che qualcuno paragona proprio all'intelligenza dell'uomo, è vera questa cosa? Ma diciamo che ci sono tanti luoghi comuni. Gli animali in generale sono intelligenti perché ovviamente devono vivere nel loro ambiente, quindi hanno sviluppato una serie di adattamenti che permette loro di vivere al meglio nell'ambiente in cui si sono evoluti. Però ci sono, ripeto, anche tanti luoghi comuni. Il delfino è un animale intelligente. Il fatto che sia paragonabile all'intelligenza umana deriva dal fatto che
il volume del cervello è simile a quello umano, però da qui a dire che sono animali intelligentissimi ce ne passa. Ovviamente dal mio punto di vista da biologo sono sempre un po' restio a dire che sono animali super intelligenti. Sono ovviamente animali con delle proprietà particolari, però molte delle cose che loro fanno lo fanno anche per imitazione o per istinto, quindi non c'è sempre un processo di intelligenza alla base di ciò che loro fanno. Allora, se siete curiosi, volete scoprire meglio il mondo dei delfini, ma non solo, il mondo di Zoomarine, iniziamo subito regalando un biglietto al primo che chiama adesso, 06 65 79 63 48, ve lo ripeto, 06 65 79 63 48, per avere in omaggio un biglietto per andare a Zoomarine. Intanto noi continuiamo la nostra chiacchierata, perché parlavamo di collaborazioni e ce n'è anche una con il bioparco riguardo la riproduzione per testuggini, giusto? Sì, esatto, con il bioparco di Roma abbiamo una serie di progetti, in particolare il giardino della conservazione, all'interno del quale sono presenti diverse iniziative. Una di queste è appunto la creazione all'interno del parco Zoomarine di un centro di riproduzione per Emys orbicularis. Emys orbicularis è la testuggine palustre europea che è molto minacciata, per cui si vuole così contribuire alla salvaguardia di questa specie creando proprio un centro di riproduzione all'interno del parco. Non solo, però ci sono anche altre collaborazioni con altre strutture ed altre realtà scientifiche presenti sul territorio, come Città della Scienza di Napoli, come Roma Natura di Roma, e sono tutte collaborazioni che permettono di ampliare quello che è l'anima didattica, educativa e scientifica del parco Zoomarine. E tornando proprio a Zoomarine, perché io sono stato e ci sono dei cartellini ogni tanto che spiegano appunto la specie e delle cose, tu ti occupi anche di questo? Sì, insieme ai miei colleghi ci occupiamo della cartellonistica presente all'interno del parco, della cartellonistica scientifica, quindi cerchiamo di spiegare le caratteristiche biologiche degli animali presenti in ciascuna area zoologica, facendo leva un po' su quelle che sono le curiosità per invogliare il pubblico a leggere. Ovviamente non sono schede zoologiche troppo pesanti, ma appunto servono per invogliare un po' il lettore a capire un po' meglio i nostri animali. Tra l'altro, una cosa importante da dire è che gli show, quindi le dimostrazioni con gli animali, sono tutti, c'è una voice off in alcuni casi, che descrivono appunto le caratteristiche biologiche, fisiologiche e etologiche, quindi del comportamento degli animali. Quindi vedendo e divertendosi ovviamente durante lo show, le persone imparano le caratteristiche degli animali che stanno osservando. Io sono assolutamente intercettato da questa conversazione, dobbiamo però fermarci un attimo e tra pochissimo torniamo a parlare con Valerio Manfrini, responsabile scientifico Zoomarine. Radar, lasciati intercettare dalla musica. Su Radio Yes, la radio della città di Roma, questa mattina ce ne siamo andati a Zoomarine, o meglio, Zoomarine è venuto proprio in studio da noi grazie a Valerio Manfrini, che è il responsabile scientifico. Insomma, abbiamo parlato delle specie animali che si trovano all'interno del parco, di alcuni progetti molto importanti in collaborazione con il bioparco, ma non solo, e adesso vorrei parlare anche delle vostre sponsorizzazioni, perché so che c'è una Ollus proprio formata da Zoomarine. Spiegami meglio. Sì, recentemente è stata istituita un Trust Onlus Zoomarine per ampliare e per promuovere ancora di più quelle che sono le attività scientifiche, didattiche, educative e di conservazione che Zoomarine da sempre porta avanti. Quindi attraverso questo nuovo ente giuridico che fa comunque sempre capo a Zoomarine, cerchiamo di ampliare appunto quelle che sono i progetti di conservazione, di didattica che noi portiamo avanti come parco. In particolare, per quanto riguarda le sponsorizzazioni che stavi accennando tu prima, ce n'è una appunto in particolare che riguarda la foca monaca. La foca monaca è uno degli animali a più alto rischio di estinzione in natura ed è l'unico pinnipede, cioè foche e leoni marini, presenti nel Mediterraneo. Quindi noi, attraverso attività educative, di sensibilizzazione, ricreative per tutte le persone che vengono al parco, cerchiamo di fare una raccolta fondi da devolvere poi a questo progetto di conservazione, al quale partecipano ovviamente anche tante altre strutture. Ecco, trovo che sia molto importante il fatto che un parco che comunque si occupi in parte di divertimento, o comunque per la maggior parte, in questo caso poi sposi anche progetti così interessanti. Io ho un appunto qui, perché mentre parlavamo ho scritto dinosauri.
dinosauri, non mi ricordo più perché, però qualcosa c'entra anche con il parco. Sì, c'entra, e come, perché abbiamo l'area dedicata ai dinosauri tra le più grandi d'Europa, quindi è una foresta giurassica ricreata con 19 modelli a grandezza naturale di dinosauri animatronici, quindi si muovono, c'è tutto un percorso all'interno di questa foresta dove le persone possono ammirare a grandezza naturale appunto gli animali che vissero milioni di anni fa. E ti ricordavi bene perché abbiamo anche creato dei laboratori didattici dedicati ai dinosauri, quindi i bambini ovviamente divertendosi cercano di capire le caratteristiche di questi animali straordinari che si sono estinti milioni di anni fa, e attraverso ovviamente il gioco, il divertimento, capire meglio i motivi per i quali si sono estinti. Ovviamente questo è un po' diciamo così lo scopo di tutti i nostri laboratori, quello di educare i bambini cercando ovviamente di fare leva sul divertimento. Ecco, abbiamo parlato di bambini, abbiamo detto anche che spesso vengono delle scuole nel parco, però anche gli adulti sono molto interessati a tutto quello che avviene all'interno di Zoomarino. Io per esempio sono affascinato, qual è il rapporto tra adulti e bambini? Cioè vengono le famiglie con i bambini, ok, però vengono anche coppie di giovani o comitive di ragazzi? Sì, vengono, come ovviamente il target è molto ampio, è per i bambini e le famiglie, ma ci sono anche coppie, ci sono anche adulti che vengono in visita al parco. La direzione di Zoomarina ovviamente ha cercato di ampliare l'offerta per queste persone, quindi mettendo attrazioni non solo per i più piccolini ma anche per i più grandi, quindi per attirare una classe così come i teenagers. E per cui direi che il parco è proprio per un po' per tutti, entrando al mattino e uscendo tardo pomeriggio le persone hanno la possibilità ovviamente di usufruire di tutta una serie di offerte, di programmi che riempiono la giornata nel vero senso della parola. Radar, lasciati intercettare dalla musica.